si è perso il senso del peccato, ma si annega nella melma del peccato. Vediamo allora il primo capitolo, cari amici, siamo a pagina 9 del mio libro, molto eloquente. La confessione è una pianta sempre verde. Avrai qualche volta sentito parlare della crisi della confessione e ti sarai chiesto che cosa questa affermazione significhi. In che senso un sacramento istituito da Gesù Cristo può essere in crisi? È stato forse superato? Non ne abbiamo forse più bisogno? Sarebbe presuntuoso il pensarlo. I sacramenti sono la fonte inesauribile della grazia, della quale hanno bisogno gli uomini tutti i tempi. Sarebbe dunque più esatto parlare di una nostra crisi rispetto a questo sacramento. Forse si tratta di una crisi di fede, o di una crisi di comprensione, o molto più semplicemente di una crisi di pratica cristiana in un mondo in cui si va dissolvendo il senso del peccato e la stessa distinzione fra il bene e il male. Infatti molti non si contestano perché bisogna essere molte volte si è talmente. Dal momento in cui Gesù Cristo ha manifestato la sua decisione di infinita misericordia, genio, e costui parla così, bestemmia, chi può rimettere i peccati se un Dio solo? Hanno ribattuto gli avversari. Da allora le ondate minacciose del mysterium iniquitatis si sono abbattute innumerevoli volte. Basti pensare alla dolorosa deriva della religione protestante, che con la motivazione che basta da confessarsi a Dio ha spazzato via i confessionali da una buona parte dell'Europa. Tuttavia la confessione è sempre risorta, dimostrando di essere un albero dalle radici inattaccabili. Santi come il curato d'Ars e Padre Pio hanno fatto del loro confessionale un faro di luce, una sorgente inesauribile di misericordia. Mi è capitato spesso di fare un attimo davanti al confessionale del Duomo di Milano in attesa di mio fratello. Passavano un gruppo di turisti provenienti da varie parti del mondo. Guardavano con curiosità il prete rinchiuso in quella gabbia di legno che ascoltava pazientemente ciò che una persona in ginocchio gli andava raccontando. Ma sei un genio! Che cosa passerà per la testa di questi cinesi, di questi giapponesi, pensavo fra me. Mi sembravano così stupiti e persino divertiti davanti a questo singolare spettacolo. Possibile, verrebbe da chiedersi, che la pratica della confessione valga per gli uomini di tutto il mondo? La risposta l'ho trovata al santuario di Međugorje, dove si possono vedere quotidianamente fili interminabili di persone di ogni angolo della terra che aspettano pazientemente il loro turno per confessarsi. No, la confessione non è affatto in crisi. Spezza un po' di rami e di foglie, ma dopo un po' riprende a crescere. Perché la confessione trae la sua forza da Gesù Cristo stesso. Questa è la ragione della sua perenne giovinezza. Infatti attraverso i sacramenti del battesimo e della penitenza che si concretizza la liberazione dalla schiavitù del peccato. Gesù Cristo è l'agnello di Dio che porta su di sé i peccati del mondo. Il frutto della sua morte redentrice è il dono dello Spirito Santo per la remissione dei peccati. Formare questa famiglia santa di Dio che è la Chiesa. Ma se questo amore non alberga nel mio cuore, se appezzi, come faccio io ad amare gli altri, a sentirmi unito come fratello a fratelli, a condividere gioie e sofferenze?
ad essere pronta al servizio, alla generosità, alla comprensione, al perdono. Come lo gliela faccio? Se non lascio entrare dentro di me questo amore sconfinato del Padre, del Figlio dello Spirito Santo, che solo guarisce le ferite del mio egoismo, del mio orgoglio, e mi rende pronto, concretamente, sensibilmente, effettivamente, a comunicare con gli altri e a sentirne l'unione profonda. Ma un bel cazzo nel culo. Terza virtù teologale è la speranza. La speranza suscita il desiderio di raggiungere la pienezza della vita, di questa vita che ci è stata comunicata da Cristo, che viene dal Padre, la pienezza della vita che ci è stata rivelata da Cristo e la pienezza dell'amore che fuggono dallo Spirito Santo, per esserli colmi della santità di Dio, della gloria di Dio, e raggiungere la beatitudine eterna, entrare nella gloria della Santissima Trinità, che è lo scopo di tutta la nostra esistenza terrena. Sì, eh? Questo significa la speranza. Io non posso vivere su questa terra illudendomi che tutto sia racchiuso dentro questa vita terrena. La vita terrena è solo un tempo di grazia, un passaggio, un pellegrinaggio attraverso il quale mi è concesso, per il mio impegno, per la mia fede, il mio amore, la mia speranza, mi è concesso di arrivare alla pienezza della vita, che è là, la nostra patria nei cieli, là dove esiste Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Il Dio morto, scuso, Bibbia. La speranza mi porta a saper vivere su questa terra, impegnandomi in tutto ciò che mi fa, senza lasciarmi ingannare dentro l'orizzonte del resto. Come il Dio morto, schifoso, Bibbia.